E allora, meno provinciali, sono a meno 36 le province, scioglimento anticipato a giugno del 2013 e nomina di un commissario straordinario e poi subito il voto con i nuovi confini su cui c'è tanto da dire. Sergio Rizzo, sempre con noi, il Corriere della Sera, che oggi si lancia anche in un'analisi delle regioni, un dipendente su te è troppo, però andiamo con ordine, parliamo di province. Abbiamo con noi Guido Potestà, presidente della provincia di Milano, collegato ovviamente da Milano, ben trovato, buongiorno. A voi, ben trovati. E da Palermo Giuseppe Castiglione, presidente dell'Unione Province Italiane. Presidente, ben arrivato. Buongiorno anche a voi. Allora, prima da Guido Potestà, perché leggo che i presidenti delle province lombarde usciranno dall'Unione Province Italiane a causa dei tagli e del riordino delle province previsto dalla Spending Review. Beh, non è esattamente così. Che vi fosse la necessità di eliminare alcune province molto piccole, pensiamo delle province che avevano meno di 70-80 mila abitanti, così come sarebbe giusto eliminare qualche regione assolutamente piccola. C'è il Molise che è più piccolo della città di Bologna in termini di abitanti e così come sarebbe giusto agire anche con i piccolissimi comuni. Questo è assolutamente giusto che sia stato fatto e il modo con il quale sia stato fatto che noi riteniamo che non sia il modo migliore. Perché? Da un lato i parametri previsti dalla legge, che sono parametri legati all'estensione territoriale, 2 milioni e 500 mila chilometri, e al numero degli abitanti, 350 mila, a volte non danno una soluzione di identità, di compatibilità dal punto di vista sociale economico. In Lombardia vi sono delle province anche di 1 milione di abitanti, penso a Varese, che però non rientrano nel parametro territoriale. La critica per la quale noi invece come presidenti delle province della Lombardia abbiamo pensato di non poter più restare all'interno dell'UPI è che i tagli che derivano dal governo, e su questo ci sembra che l'UPI avrebbe dovuto fare una battaglia diversa, sono tagli lineari, cioè spalmati indifferentemente sia su province che avevano già reso efficiente il loro modo di fornire servizi ai cittadini, sia a chi non l'aveva fatto. Vi è un costo che è 1 a 3 tra le migliori province e le peggiori. Non si capisce veramente come si possa proseguire in questo modo. Allora, chiedo alla nostra regia, Francesco Venuto, di poter vedere le animazioni del cambio di mappa, diciamo così, delle nostre province italiane. Ecco, vedete, qui si parte dal nord, vedete Lombardia, Piemonte, Liguria. Sulla Liguria avremo da dire, Sergio Rizzo giustamente, grazie, sollevava un dubbio circa La Spezia, nulla di personale. Andiamo a vedere il centro con appunto le province accorpate che vedete sul vostro video in arancione. Sulla Toscana ci sarebbe molto da dire perché, insomma, pensate che Livorno e Pisa si troveranno insieme, lasciam perdere, lo dico con il massimo del sorriso e del rispetto sulle labbra. E il sud, andiamo ancora a vedere. Mappa delle province, Basilicata addirittura tutt'uno, Potenza e Matera, Molise, anche lui tutto insieme, Puglia, Campania, Calabria. Esatto, c'è un focus anche sul Lazio che andiamo a scoprire, ecco qui, vedete Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina e Roma, grande, grandissima, come ci aspettavamo che fosse. Giuseppe Castiglione, allora che cosa fa l'Unione delle Province Italiane? Come vive, per esempio, l'arrivo di questo commissario straordinario, di questa votazione? Lo ricordiamo, i consigli provinciali non saranno più eletti direttamente dai cittadini, ma da consiglieri comunali di zona. Ma questa attendiamo la pronuncia da parte della Corte Costituzionale. Noi abbiamo seguito questo percorso, lo abbiamo accompagnato, siamo molto convinti del percorso di riordino. Se oggi c'è un risultato è quello che è sotto gli occhi di tutti, grazie al lavoro fatto dall'Unione delle Province d'Italia.
Forse è la prima volta che in Italia si realizza una vera grande riforma. Il governo parla che successivamente saranno i comuni e saranno le regioni. Intanto, grazie alla nostra collaborazione, si è raggiunto questo obiettivo. Abbiamo chiesto al governo, senza nulla togliere a Sergio Rizzo che è in studio, avevamo chiesto al governo di non apprenderlo attraverso la stampa, ma attraverso un confronto, tutto il percorso, perché noi vogliamo realizzare questo riordino, lo vogliamo realizzare anche soprattutto con individuando quali sono alcuni problemi che abbiamo messo sul tappeto. Uno dei problemi è chiaramente quello dell'azzeramento degli organi eletti, cioè la decadenza degli organi eletti. Ci sono alcune amministrazioni 2014 che scadono nel 2014, nel 2015, nel 2016, quindi ci sarebbe un commissariamento immediato, almeno a quello che apprendiamo da parte della stampa. E poi ci sono alcuni grandi temi sul tema del patrimonio delle province. Noi vogliamo che questo diventi oggetto di un confronto con il governo. Possiamo noi offrire al governo anche una soluzione, che quel patrimonio venga messo a ridurre il debito pubblico del nostro paese. Poi abbiamo detto anche che c'è una questione che riguarda il personale, sì. Ci sarà un problema di mobilità, ci sarà un problema di esodi, e tutto questo chiaramente non può essere realizzato senza il confronto con le province italiane. Poi c'è un problema di armonizzazione dei bilanci, quindi noi abbiamo detto al governo: siamo d'accordo, però apriamo un tavolo immediato di confronto sia con il ministro Patroni Riffi che con il ministro Cancellieri per affrontare le questioni seriamente, la decadenza degli organi, i commissariamenti e questo percorso per poterlo realizzare veramente, perché noi lo vogliamo realizzare. Allora, le frizioni che si realizzano, a me dispiace tantissimo il collega Podestà, fra l'altro è nell'ufficio di presidenza, si rischia di creare una frizione all'interno dell'associazione, mentre unanimemente abbiamo voluto questo processo, questo percorso, lo abbiamo realizzato ed è merito di tutti, è merito delle province del nord, ma è merito delle province del sud. Però poco fa il Presidente della Corte dei Conti ha detto che gran parte dei tagli delle ultime manovre sono state adottate sugli enti locali, abbiamo pagato un costo eccessivo, allora, i comuni e le province. Tutto questo, Presidente, non faccio un comizio. Venire meno la solidarietà all'interno dell'associazione. Allora, si fermi. La prego, no, mi scusi, sennò veramente devo entrare tra i fiati. Respiri anche lei, così respiriamo tutti. Capisco che l'argomento giustamente appassioni. Sergio Rizzo, allora, prima chiariamo la questione della Spezia, perché l'ho lanciata solo perché tu me ne parlavi poc'anzi. Diciamo che ci sono... No, cioè, sono le piccole assurdità che sempre poi si verificano quando... si pensa di fare una grande riforma e poi in realtà bisogna sempre salvare capre e cavoli. La Spezia, non si sa per quale motivo, sopravvive in virtù del fatto, pur essendo molto più piccola di tante altre province che vengono accorpate, perché non ho capito per quale ragione, non può essere accorpata alla città metropolitana di Genova e al tempo stesso non può essere associata alle province toscane, no? Quindi c'è un po' questa cosa assurda, secondo me, perché lì la cosa logica era che, siccome ormai tanto la provincia, l'area metropolitana di Genova è talmente grande che c'è un continuum proprio anche fisico, no? In tutta la Liguria, tanto valeva, diciamo... Eccola qua, sto coprendo la Spezia. All'area metropolitana di Genova. Di Genova, ecco, tolto il caso Spezzino. Ma tolto il caso Spezzino poi ci sono tante altre assurdità. Per esempio la Toscana, la ricordavi tu che... La Toscana c'ha praticamente sopravvive soltanto la provincia di Firenze, se non sbaglio, no? come provincia originale di area metropolitana, e abbiamo poi addirittura una provincia gigantesca che è quasi la metà della regione, perché prende Grosseto, Siena e Arezzo. No? Sì. Cioè, ci sono tante cose che sono state anche ricordate. Podestà, per esempio, sottolineava un aspetto che è un aspetto oggettivamente... che non si può contraddire, perché il Molise non ha senso che rimanga una regione di 300.000 abitanti e quella superficie che ha. La Valle d'Aosta lo stesso. Cioè, cosa si dovrebbe fare? Qui bisognerebbe molto laicamente mettersi a discutere su un assetto
istituzionale un po' diverso da quello che ci ha tramandato la Costituzione del 48 e successivamente tutte le riforme farraginose che sono state fatte. Le regioni sono il problema vero in una certa misura, l'abbiamo visto oggi, tu lo scrivi sul Corriere, sì. Le regioni nascono perché c'è un patto tra la Democrazia Cristiana, che avrebbe dovuto governare in regime di guerra fredda, e il Partito Comunista, per cui la Democrazia Cristiana governa al centro e l'opposizione governa la periferia. Questa era l'idea politica che c'era dietro la nascita delle regioni nel 1970. Questo è poi la fine della spiegazione. Però facendo così si è creato un sistema che non funziona, non può funzionare, perché le regioni devono essere un ente di indirizzo, sono diventate un organismo di gestione. Le province di fatto sono già adesso abbastanza svuotate dalle loro competenze. Sì, ne hanno alcune anche importanti, ma sono svuotate. Allora, piuttosto che andare giù con l'accetta e dire risolviamo eliminando questa funzione istituzionale e invece quest'altra no, cerchiamo di capire quale può essere l'assetto istituzionale più consono al funzionamento efficiente del paese. Presidente Podestà, leggo sempre da un'ansa sue parole: stiamo andando verso un'Italia sempre meno federale e sempre più centralista, perché oggi vengono tagliate le province, ma domani potrebbe toccare a regioni e poi a comuni. Secondo lei che tipo di risultato si vuole ottenere da questo accorpamento delle province? Guardi, io al di là del fatto di rispettare anche opinioni diverse, però sottolineo che tutta la vita nostra è strutturata su base provinciale. Quello che trovo improprio è che le regioni svolgono una duplice natura di attività, in parte gestionale, pensi alla sanità ad esempio, dove pure le ASL sono organizzate su base provinciale, e l'attività di controllo e indirizzo e l'attività legislativa che è propria delle regioni. Allora, si è voluto intervenire sulla necessaria ristrutturazione del corpo dello Stato, ma se vogliamo a un livello, quello delle province, che è intermedio. È come se lei ristrutturasse un palazzo di 8 piani e parte dal secondo piano, anche se la situazione statica tocca l'intero edificio. Mi sembra francamente sbagliato questo approccio. La cosa importante è fare in modo che però il risultato su tutto il corpo dello Stato, dalle strutture centrali fino a quelle periferiche, abbiano una rilettura, una riformulazione adatta a garantire ai cittadini i servizi di cui hanno bisogno. E la mia idea, poi per carità ci avete anche idee diverse, ma la mia idea è che quanto si è più vicini al territorio e quanto più si è misurati dai cittadini sulla bontà dei servizi loro dati e sul costo che pesa su di loro per quei servizi, tanto meglio è. Una soluzione troppo centralistica non funziona. Presidente Castiglione, è questo il timore, veder funzionare meno bene strutture che prima avevano una loro precisa funzione, insomma, che rispondevano ad un ordine più piccolo relativamente parlando, ecco, corriamo questo rischio? Ma intanto noi oggi prendiamo atto che finalmente il dibattito si sviluppa su questioni molto concrete. Noi abbiamo posto il problema di un riordino delle nostre istituzioni, abbiamo parlato di gestione associata delle funzioni dei comuni, ci sono 6.000 comuni sotto i 5.000 abitanti, abbiamo parlato di una regione che è diventata ridondante, ipertrofica, di una regione che non fa più legislazione ma fa amministrazione, abbiamo detto sì al riordino delle province, ma abbiamo detto sì, abbiamo detto che nel contempo gli enti, le agenzie, gli enti strumentali, le società che sono il vero costo della politica debbano potersi ridurre in maniera significativa, addirittura abolire per dare quelle funzioni a comuni e province. E abbiamo detto anche che l'amministrazione periferica dello Stato si riduca al pari delle province. Questo per noi è un tema di riordino completo.
complessivo. Noi volevamo lavorare su questo, abbiamo lavorato, abbiamo accettato anche la scommessa. Qualcuno ha detto: ma da qualche parte bisogna pur partire, e noi abbiamo detto: partiamo dalle province purché si riordini tutto, perché le funzioni siano certe, l'autonomia tributaria sia certa, cioè che ognuno possa disporre di risorse per poter affrontare i servizi, per poter... Ho visto la slide che diceva quanto costano le province. Io direi: quali servizi offrono le province? Mercato del lavoro, assetto idrogeologico, le grandi questioni, la pianificazione territoriale, l'edilizia scolastica, cioè quali servizi offrono, la viabilità provinciale, 130.000 chilometri di strade provinciali. E quindi è chiaro che tutto questo per noi oggi, se si parte dalla provincia, ma poi vediamo di completare questo disegno. Io sono d'accordo con Sergio Rizzo per dire: oggi è chiaro ed è evidente a tutti che le regioni sono andate al di là di quella che è una funzione di indirizzo, ma anche e soprattutto una funzione legislativa. Le province vogliono fare quell'ente di raccordo che serve per parlare di energia, per parlare di servizi a rete, per parlare di acqua, per parlare di rifiuti, tra il piccolo comune e la regione. Questo è il disegno che noi abbiamo immaginato, lo abbiamo scritto in documenti, con il collega Podestà abbiamo fatto un'analisi, abbiamo coinvolto la Bocconi, e quindi finalmente abbiamo un dato che poi abbiamo offerto alla valutazione di tutti. Mi pare che da quel dossier finalmente si comincia a parlare concretamente di riordinare l'assetto istituzionale del nostro paese. Presidente, a chi andrà la competenza delle province? Ma io spero che la gran parte delle competenze permangano alle province. Quando parliamo di area vasta, di governo di area vasta, di energia, di banda larga, di pianificazione territoriale, noi riteniamo che anche il tema del mercato del lavoro, così come il ministro Fornero più volte ha detto che il modello risiede nelle province, noi che anche il mercato del lavoro vada alle province, però funzioni certe e risorse certe. Funzioni certe, risorse certe, Sergio Rizzo, però Sergio Rizzo faceva poco fa riferimento anche al buon funzionamento, oltre che alle competenze. Bisogna riconoscere che questo è un sistema che non è efficiente, perché noi abbiamo troppi livelli, ne abbiamo troppi, abbiamo un livello statale, un livello regionale, un livello provinciale, un livello comunale e un livello sottocomunale, senza considerare poi gli altri livelli intermedi che ci sono, comunità montane, unione di comuni, cioè è un delirio, no? Basta vedere, purché non siano sul mare le comunità qualche montane. Tempo fa un imprenditore della Campania, del settore edile, si è divertito a fare un cartellone con tutte le sigle dei piani a cui sono sottoposti poi chi deve realizzare opere pubbliche o private. Sono 52. Non è possibile, cioè è un sistema che è diventato ipertrofico, troppo complesso. Bisogna cominciare a sfoltire. Ora, province e regioni, certamente le regioni sono diventate qualcosa di diverso da quello che si era immaginato all'inizio. Sono diventati delle cose anche, diciamo, dal punto di vista istituzionale molto complicate. Io per esempio continuo a pensare che è stato un errore non cominciare a mettere dei paletti anche politici, no? Sulle regioni. Come si fa a consentire ad un governatore di stare 17 anni in carica o 13, come succede in Emilia-Romagna, oppure 11, come è successo in Molise? Cosa si costruisce intorno a queste realtà politiche? Cioè, il problema è gigantesco. Bisogna cominciare a tagliare, a ridurre, a sfoltire i livelli decisionali, perché sennò non ne veniamo fuori. Ma come si fa ad avere i comuni, i consigli comunali eletti, consigli provinciali eletti, consigli circoscrizionali eletti, consigli regionali eletti, Parlamento eletto? Ma diventa una follia, è un paese di 301.000 chilometri quadrati questo qua. Cioè bisogna anche, come dire, avere un attimo la dimensione delle cose, no? Quindi mi dispiace per chi ci andrà di mezzo, ma non c'è dubbio che i livelli vanno sfoltiti, ma se no non ne veniamo fuori. Allora, io ringrazio Giuseppe Castiglione, Sergio Rizzo, Guido Podestà, ne parleremo ovviamente ancora. Il telegiornale, vi aspettiamo tra poco.